gennaio. Salve giovinastri, bentornati sul canale di gameplay di Ivan Redoni per un'altra partitella con Super Mario Kart, o meglio Mario Kart senza il Super, Mario Kart 7 per Nintendo 3DS. Ultimamente l'abbiamo lasciato un po' in secondo piano in realtà, mi sono concentrato sulla serie di Pokémon Cristallo, su cui c'è ancora da fare tra l'altro, e su Mario Kart 64 online insieme al mio amico Alessio. È stata una serie un po' improvvisata che però ho notato con piacere che è stata molto gradita, quindi la proseguiremo con piacere, dopodiché ci inventeremo qualcos'altro da fare insieme. Tuttavia, per questa sera, per oggi, ritorno da solo a giocare a Mario Kart 7. Dunque, abbiamo completato praticamente tutto, ci manca soltanto la modalità speculare che abbiamo sbloccato nell'ultimo gameplay e la battaglia di monete, quindi io intanto mi farei questa. Sto cercando di usare tutti quanti i personaggi, così da accontentare anche le vostre richieste. Per questa partita io penso che mi butterò su Bowser. Wow. Qui in realtà non è troppo rilevante la configurazione, perché non dobbiamo vincere una gara. Dobbiamo cercare di essere maneggevoli, quindi qui abbiamo una buona maneggevolezza. Io penso che mi tengo questa configurazione. Orsu? No, aspetta. CPU normale. Percorso casuale, anzi lo facciamo a scelta, ce li facciamo tutti quanti. Oggetti tutti, squadre no, tutti contro tutti, a chi tocca se ingrugna. Allorché, oh bello, abbiamo percorsi che abbiamo già visto, mi sembra, che già conosciamo, tuttavia questa volta ce lo facciamo con battaglia di monete. Allorché, cominciamo. Anche qui ragazzi non miro alla vittoria, non miro alla perfezione, miro soltanto a divertirmi. Immagino che battaglia di monete sia a chi raccoglie più monete, quindi cerchiamole. Eccone una, non so cosa stesse facendo la Kitu, ma qui è saltato tutto in aria. Un attimo che devo riprendere la mano con i comandi di questo Mario Kart, perché mi sono abituato a quelli di Mario Kart 7. No. Qui ci sono delle monetine, vediamo se riesco a prendere anche questa, ok. C'è una classifica, sì, nello schermetto. In questo momento siamo, io e Todd siamo pari. Cerchiamo di non farci colpire. Ci è mancato un pelo, perché sicuramente se vengo colpito perdo monete. Ma in realtà, ma intanto abbiamo colpito Peach. Qui ci sono due monete. Aspetta, facciamo una conversione a U e ce ne accalappiamo un'altra. Per guidare non sto seguendo troppo la classifica, anche perché mi hanno sputato in faccia. Non so se sto facendo bene o male. Maledettissimo Luigi. Vedi? Ah, giustizia divina. Posso guardare alle mie spalle? No, ma una monetina l'abbiamo raccolta. Ora, attenzione che questi vigliacchi ci sparano di certo addosso. Credo che le monete non si riformino, quindi facciamo attenzione. Non so se sul radar sono visibili. Più che altro dovrei cercare di toglierle agli altri, quindi cerchiamo di prendere qualche bonus cattivo e infido. Ecco, come ad esempio la barriera dei gusci verdi. Occhio a queste talpe. Oh, grande! Vediamo un po', ne abbiamo fatta perdere qualcuna. Siamo a 9. Credo di stare in testa. Attenzione, non facciamo cretinate, possibilmente. Altra monetina, vai che siamo a 10, perfetto. Credo che sia il massimo, ragazzi. Questa è la mia prima partita a battaglia di monete. E infatti sì, 10 monete sono il massimo. 2, 1. E là! Tempo scaduto, ma dovrebbe essere andata più che bene. Esattamente. Non so se vengono conteggiate le monete che raccogliamo per stabilire una classifica. Lo vedremo alla fine. Noi intanto giochiamo. Ok. Nintendo 64, ciambellona. Ah, questa me la ricordo, sì, era una delle piste della battaglia dei palloncini del Nintendo 64. Seconda gara, ok. I percorsi sono a scelta, ma la classifica dovrebbe rimanere. Dunque, dove sono le monetozze? Oh, c'è qualcuno che le ha già raccolte e qualcuno che è già stato colpito. Oh, attenzione che qui, vediamo un po'. Grazie mille Mario. Ecco altre due monete. Ah, mi sa che ce le ruba
No, mia, la Kitu non ci è provata. Aia, calma, retromarcia, marcia avanti. No, l'ho persa, vabbè. Fa nulla, prendiamo queste. Attenzione che ci stiamo andando ad incrociare contro altri personaggi. Cerchiamo di non affrontarli proprio faccia a faccia. E vediamo se riesco a fare... Vigliacco mentecatto suino fetuso. No, me le riprendo. Una, vai, 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 vai. No, 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 mia. Ok, attenzione che qui hanno dei gusci. Vediamo un po', a parte che qui c'è una moneta e me la prendo prima di subito anziché no. Però vedo che qui c'è una piattaforma al... Oh, calma. Sto rischiando. Calma, prendiamole. Maledetto Mario. Qui, qui, qui. E con questo plano, delta plano, non vedo un tubo. Ragazzi, non so assolutamente se sto facendo bene o male, ma ecco, questo lo faccio. Vieni qua, Luigi. E là. Grande. 9. No, 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 no. Questa non l'ho vinta, ragazzi. Aspetta. No, ok, non mi ha tolto le monete. Mi ha colpito con la stella, ma era già suonato il fischio finale. Quindi, sto... Beh, tutto sommato, sto comunque a 17 punti. Sono comunque primo in classifica. Ciò non di meno cerchiamo di non fare scemenze e di continuare a raccoglierne più possibile. Riva delle palme dal Nintendo DS, va bene? Ne vedo parecchie lì sull'isoletta. Cerchiamo di non prendere i granchi e di prendere queste e queste. Ah, altra monetozza qui e una là. No, Todd, vigliacco. Porco boia. Calma, calma. No, 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 no. No, torci bruco, non ci provare minimamente. Calma, calma, me ne ha tolta solo una e ce la riprendiamo. Quella è una banana, quella invece è una moneta. Via, mia, 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 mia. Affondo qui, muoio? No. Bene, faccio... che cacchio. Due monete, una ripresa. Guarda Todd, guarda Todd. No! Ok, va bene, adesso basta. Andiamo a prendere i bonus. Ecco una moneta qui. Piano, non affondiamo. Quattro monete, cinque con questa. Un'altra qui. Stanno tutte quante sulla fascia esterna. Adesso però... Adesso però mi incacchio. Io sto facendo delle manovre. Todd mi ha proprio fatto rode. Ecco. Mia. Tre me ne ha tolte. Vabbè, pazienza. Andiamo a prendere questa. Guscio rosso. Aspetta che mi capita qualcuno sotto mano tipo te. Sei. No, 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 no. Ho qualcuno dietro, non ho nessuno. E porco di quel boia. Ladro, infame, vigliacco. No, 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 attenzione, stiamo alla larga dalla bomba. E no. Vai, un'altra monetina. Ben tre monete questo gameplay, questa corsa. Pessimo, però tuttavia ho avuto uno slancio iniziale. Niente male che mi sta comunque facendo tenere una classifica alta, per fortuna. Wow. Andiamo avanti. Mielodromo. Ah, questo qui è l'alveare. Ok. Questo non mi fa impazzire, eh. Lo vedo molto labirintico, molto incasinato. Ottimo. Vai, un'altra. E che porcaccia. Grande monetina qui.
Ne era apparsa un'altra dietro, ma non mi andava di mettermi a fare manovra. Mannaggia. Via. Diamocene, togliamoci di mezzo. Ah. No, non l'ho presa. Eccola. Oh, ma mi fanno male ste vespe, ste api. Beh, comunque stiamo a 8, eh. Nove. E mi tengo anche la banana dietro. Porca, un guscio verde. Bene, ora che ho 10 monete, io me ne andrei allegramente fuori dalle scatole e mi farei gli affari miei, se non mi lanciano qualcosa contro. Me ne vado sulla fascia esterna e cammino, cammino, cammino con calma, cercando di non incrociare, come non detto, gli altri. Quando li vedo mi allontano e faccio anche i giochini in drapa. Queste api mi sa che mi fanno male, quindi cerchiamo di non andargli a sbattere. Dov'è il timer? Non lo vedo. Ah, eccola, 25-24 secondi alla fine. Se riesco a non farmi colpire, potrei dare una bella scossa alla mia classifica e confermare la prima posizione, in modo da andare al sicuro, in alto, tra le stelle. No, quanti siete? No, ma mi hanno provato a lanciare un guscio sti vigliacchi. No! Dai, 9 monete, ok, 9 monete, va benissimo, ragazzi. Bueno, bueno. 29 punti. Ho praticamente raddoppiato i secondi in classifica, quindi sono abbastanza tranquillo. Andiamo ai risultati. Ai risultati? Avevo fatto tutte le mappe, ragazzi? A quanto pare sì. Aspettate, fatemi dare un'occhiata. Torno un attimo lì alla modalità. Battaglia di monete. Scegliamo un secondo Donkey, perché mi sembra che dovrei aver fatto tutti i percorsi. Anche se mi sembra... Aspettate. Eh no, vedete, manca la pista gelata e il borgo Wuhu. Ok, ce li facciamo e con la scusa usiamo anche un pochino Donkey. Ultimi due percorsi prima di chiudere questo gameplay isolato. Poi nel prossimo giocheremo nella modalità speculare. È simpatica questa battaglia delle monete. Sarebbe stata perfetta, ahia, fatta in multiplayer con altri, con amici. Però vabbè, con l'emulatore del 3DS ancora non ho ben capito. Anche se in realtà non ci ho proprio provato a mandarlo online, ma mi sembra che ci sono dei problemi con i server. Bomba! Maledizione, moneta. Vieni qui, vieni qui. Oh. Ah, peccato. Bowser, questa me la prendo io. Qui si pattina parecchio, però è divertente. No, non mi toccare, non mi toccare. Pinguini, mamma mia che inchiodata spaventosa che ho fatto. Ma sono riuscito a non andargli a sbattere. Ok, altre due monete. Vieni qua. E siamo a 10, ragazzi. Il che non è male. Non è male, anche se questo infame ci punta. Un minuto alla fine. Io intanto mi diverto un po' a derapeggiare. Ah, a derapare o derapeggiare. Quando vedo che si fermano mi prende il panico, perché sento come se mi stessero puntando. Non tocchiamo i pinguini. Vediamo se riesco a rompere le scatole a qualcuno. No. Rischio che la cosa mi si ritorce contro. Vediamo se qualcuno mi segue. Ok. 30 secondi alla fine. Perché sto rallentando? No! No, 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 no. Io lascio una bomba. Guscio rosso. E che cacchio. Calma, giriamo, giriamo, giriamo. Mia, la voglio. Le monete che stavano qui sono scomparse. Qualche monetina. No, è finito il tempo, peccato. Stavo a 10, vabbè, comunque anche 8. Non è male, non è male. Ok, prossima gara, ci facciamo l'ultima arena. Borgo, woohoo!
Anche Donkey lo dice. Woo! Bello. Vediamo se riesco a prendere queste qui sopra. Opla! Due! Teniamoci queste banane dietro. Questa qui è la pista ambientata su Wii Fit, nel mondo di Wii Fit. Ma le monete... Eccole! 3. Continua a gironzolare sulla fascia esterna, eccone un'altra, 4. 5 con quella, vediamo un po' se riesco a prenderla. Maledetti! Io le voglio riprendere. Ah, tipo timido vigliacco. Ci hai provato a lasciarmi la banana? Ci hai provato, invece niente. 5. Opla. Ah, a proposito ragazzi, approfitto per fare una precisazione. Nel tutorial che ho fatto per usare i mini turbo, nei commenti mi avete fatto notare che effettivamente la tecnica cambia su alcuni Mario Kart. Ad esempio questo qua, per esempio qui per fare la derapata non bisogna fare sempre destra-sinistra compulsivamente. Dopo un po' qui le fiamme escono da sole, anche se ci si deve comunque accompagnare con destra-sinistra per tenere il kart in strada. Tuttavia, dopo un po' le fiamme cominceranno ad uscire da sole. Vedete, io adesso sto tenendo premuto solo destra e dopo un po' arrivano. Tuttavia, poi comunque lo imparate giocando. Io sto a 7 monete, vediamo se riesco a rimediarne un altro. Ho colpito qualcuno? Sì, ma ormai è tardi. Un guscio. Grazie. Alla buon'ora. Beh, 7 monete. A prescindere, dovrei aver vinto anche questa piccolissima parte. 15. È andata, ragazzi. E questo qui, questa era la modalità battaglia monete. Molto, molto simpatica. Sempre peccato giocarsela da soli. Tuttavia, ci siamo fatti tutte quante le mappe. Nel prossimo gameplay mi rigiocherò il circuito in modalità speculare. Per fortuna c'è solo una modalità, non è 50, 100, 150, è una modalità unica, penso 150. Comunque la rigiocheremo. Sarà un po' un'impresa perché le mappe saranno tutte quante specchiate, ma noi ci proviamo lo stesso. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e commentatemi. Restate sempre con me che mi fa tanto tanto piacere. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay!